Ciao a tutti, in questo breve video voglio mostrare come si può creare un bel effetto reverse con un sintetizzatore, in questo caso un Moog F6, utilizzando solo tre onde sinusoidali, ma in realtà penso si possa fare con qualsiasi altro sintetizzatore con almeno tre generatori. Sentiamo un po' come suona. Andiamo a vedere più in dettaglio come questo suono è costruito. Tutto si basa sul giusto envelope dell'ampiezza del suono. Quindi togliamo per semplificare tutti gli effetti e, come detto, abbiamo a che fare solo con tre generatori ad onde sinusoidali. Andiamo ad ascoltarli uno alla volta. Questo è il primo. Quindi un suono che semplicemente ha un attacco molto, molto lento e graduale. Il secondo e il terzo sono in realtà fortemente connessi, perché il secondo parte su questo armonico con parecchio ritardo. È stato anche applicato un LFO, cioè un Low Frequency Oscillator, solo sull'ampiezza, solo sul parametro ampiezza. Il ritardo di questo generatore non è casuale, perché entra esattamente quando finisce questo. Questa è un'onda sinusoidale che entra con un attacco molto graduale, che comunque, a prescindere da quanto si tenga il tasto, finisce in modo brusco, come ci si aspetta da un reverse, da un suono con effetto reverse. Quindi mettendo insieme il secondo e il terzo, il secondo entra quando finisce il terzo. Mettendo insieme tutti e tre, dopodiché ho aggiunto un effetto, anzi due effetti, a livello di insertion e di system, per chi usa il MOXF. Altrimenti comunque basterà aggiungere in totale quattro effetti. Il primo effetto è un delay. Il leggermente sfasato, un delay stereo, leggermente sfasato il destra e sinistra, non so se dalla telecamera si sente bene. Il secondo effetto è un compressore, perché comunque il volume tende poi troppo a gonfiarsi a metà e il volume compressivo diventa difficile da gestire. Quindi questo modo per contenerlo. In più ho altri due effetti che potrebbero essere, in questo caso ho messo un phaser e un riverbero.